Leilu Nishmat, Fabio Shlomo, Fabio Shlomo ומרים, בעזרת השם, ורפואת גם אילנה בת אסתר, ובעזרת השם, אוג'י פרליאמו, הוא נמין עם פרשת השבוע, סצ'ם וחומש, או ויסטוקו התיקון קוראים, גם, יש גם שונה, הנה, יש פה. בסדר, בעזרת השם. הלו, פרשת השבוע, פרשת וישלח. בוא נראה, הנה פה, יש שיעור קווי המיניציאטו. הנה, ג'ונה סטוריה, סיפורי מעשיות, רבי נחמן מסקיטו דל סטורי פנטסטי, אוקיי? לביאן דטו ליברסי וולטה, כי רבי נחמן הפתו טרדיץ' היסטורי פנטסטי, סוי טרדיץ' רקונטי די רבי נחמן. In pratica, giusto per spiegarlo una minima, è risaputo che gli insegnamenti di Rabbi Nachman sono molto profondi e Rabbi Nachman è arrivato a un livello che ha detto io non posso più, non riesco più a trasmettere gli insegnamenti, non ho più il permesso di dare gli insegnamenti così espliciti e quindi devo iniziare a metterli sotto forma di storie, devo metterli degli abiti alle storie, perché ogni storia, anche le storie che abbiamo nella Torah, ci vengono a insegnare qualcosa dentro, per esempio tutta la Torah è una storia, no? Però a noi non ci interessa la storia, vogliamo imparare cosa c'è dentro. Però cosa c'è scritto? C'è scritto che quando Avraham Avinu è arrivato in Israele, a Kadosh Baruch Hu gli ha detto ah, questa è la terra dei tuoi figli. Avraham Avinu ha detto come faccio a sapere che la erediterò questa terra, giusto? Ma sembra ma non hai più fede in Kadosh Baruch Hu che erediterai la terra? Allora spiegano così, chi spiega la Torah, dicono che a Kadosh Baruch Hu gli ha fatto vedere la terra di Israele nel Sefer Yetzirah, c'è scritto che Avraham Avinu, che l'ha scritto lui, era uno dei 130 libri che ha scritto, c'è rimasto solo uno, il libro di Yetzirah, Sefer Yetzirah, c'è scritto che Avraham Avinu conosceva la spiritualità anche delle pietre, alzava una pietra e sapeva qual era il confine tra Israele e la Giordania, o alzava una pietra, ma quello che noi chiamiamo in italiano inanimato, Avraham Avinu già diceva che c'era l'anima dentro, vedeva la spiritualità anche nelle pietre. Avraham Avinu conosceva la spiritualità di Israele e quando ha visto Israele si è girato e ha visto quell'asino di suo figlio che era Ishmael, ha detto ah, questa terra qua va ai miei figli, come fai a dirmi che la terra la possono ereditare? Vedeva che tutta la terra di Israele noi la prendiamo soltanto se siamo collegati con la spiritualità. Dal momento in cui un Yehudi non è collegato con la spiritualità, non ha connessione con questa terra. Se non sei collegato in qualsiasi modo con HaKadosh Baruch Hu e con la Emunah, con la fede, in questa terra non hai niente da fare. C'è scritto che la terra vola, ti sputa fuori, ti vomita fuori. Quindi dobbiamo sapere che ogni volta che vediamo qualcuno che fa quattro passi in Israele, Baruch Hashem, vuol dire che è collegato con HaKadosh Baruch Hu sempre. Anche se non ci sembra adesso che è più o meno religioso, noi non abbiamo idea, non ci interessa neanche quello che fa ogni persona, però la cosa che dobbiamo sapere è che ognuno che vive qua ha una connessione col re dei re. Azarshava Avraham Avinu, quando ha detto, ah, ma da che era scena, come faccio a sapere che me la eredito la terra? Guarda qua che terra incasinata, guarda qua che spiritualità, qua se i miei figli non sono connessi con Akadosh Baruch Hu, come fai a dirmi che erediterò questa terra? A Kadosh Baruch Hu cosa gli ha detto? Che andrete 400 anni in Egitto. Non dire 400 anni in Egitto, ma molti mefarshim che spiegano la Torah dicono che in pratica gli ha dato come una punizione perché non ha avuto fede, ma in realtà quello che spiegano i mekubalim, che cosa gli ha detto? Ah, ti mando in Egitto, starete 400 anni in Egitto, cosa vuol dire? Adesso vi faccio una storia, adesso creiamo la storia. Dopo che crei la storia vedrai che tutti seguiranno le mezzvot. Finché non c'era la storia era difficile passare di generazione in generazione che il 14 di Nissan dovevi mangiare le mazzot. Ah, perché devo mangiare le mazzot? Il pane dei poveri, il pane delle munah, che è la balma. Adesso ti dicono no, ti mando in Egitto e vi faccio uscire veloce. Ah, non avrai tempo di cucinare. Ah, allora mangiare le mazzot, devo togliere il pane lievitato. Ci sono tante cose che non abbiamo avuto tempo di fare quando siamo usciti dall'Egitto, giusto? Anche non siamo riusciti a tagliarci i capelli, avevo dovuto dire, ah, non ti puoi neanche tagliare i capelli, invece no, dafka quello. La stessa cosa le Hanukkah, per esempio, c'è scritto che tutte le mitzvot, Avraham, Yitzhak e Yaakov le facevano anche quelle dei Rabbanan, vuol dire anche quelle che hanno decretato i rabbini anche dopo,
quindi vuol dire che accendevano anche le candele di Hanukkah, con Hanukkah, il Kafei de Kislev, accendevano le candele, Avram Yitzhak Yaakov, accendevano le candele, Omash, quindi cosa vuol dire? Conoscevano tutta la spiritualità delle mitzvot. A Kadosh Baruch Hu col tempo cosa ha fatto? Ha vestito una storia alle mitzvot, in modo che noi adesso a Hanukkah accendiamo le candele. Però il punto è che Avram Avinu vedeva mamash la luce che scendeva il 25 di Kislev per 7 giorni, vedeva che era la stessa luce delle 36 ore che c'erano state quando Kadosh Baruch Hu ha creato il mondo, nakon? C'è scritto che l'uomo ha creato l'uomo a mezzogiorno di Yom Shishi, di venerdì, e quando l'ha creato a mezzogiorno, dopo 3 ore ha peccato. E Dio già voleva togliere la luce dal mondo, però l'ha tenuta fino a Mozzei Shabbat, e perché l'Adam Rishon gli ha chiesto per favore almeno lasciami la luce almeno Shabbat, e in pratica la luce nel mondo è rimasta in totale, questa luce che del primo giorno, che c'è scritto Vayehi Or, giusto, il primo giorno della creazione del mondo Dio ha detto e fu luce, vuol dire se soltanto il quarto giorno ha creato il sole e le stelle, il primo giorno che luce ha fatto, c'è scritto che era la luce che di cui godranno gli tzadikim batit lavod, in futuro ne godranno gli tzadikim, ma in realtà questa luce qua è la luce che ha illuminato nel mondo per 36 ore da metà di Yom Shishi, 12 ore fino all'entrata di Shabbat, quindi dalla mattina di Yom Shishi 12 ore più 24 ore di Shabbat fa 36, infatti noi accendiamo 36 candele più 8 degli shamash, che sono lo shamash, come si chiama? Se lo shamash della Hanukkah, vengono 44 candele, ma in realtà sono 36. Sentite una cosa bella della Rabbanit Yemima Mizrahi, che è Kashur, con chi è nato in questo mese qua, che è il mese di Kislev, solo perché ho una figlia che è nata a Kislev, mi è piaciuto. Diceva la Rabbanit Yemima Mizrahi che Kislev viene dalla parola Kis, molti dicono Kislev, apri la Kis, che vuol dire la tasca, e Lev dicono il cuore, ma in realtà come lo scrivi? Kislev è scritto Kis, e poi Lev è Lamed Vav. La Medvav, abbiamo detto che sono le 36 ore di luce, rappresenta le 36 ore di luce della Oren Sof, la prima luce, la luce del Vayei Or, con cui Dio ha creato il mondo, e in pratica sono Kis, cosa vuol dire? Sono nascoste. Quindi chi nasce in questo mese, così dice il Pnei Sashar, chi è nato nel mese di Kislev, ha questa luce così forte dentro, ma è nascosta. Deve sapere che ha una luce enorme dentro di sé, ma deve scoprirla, deve tirarla fuori, perché è una luce enorme, e ognuno di noi in questo mese può tirare fuori questa luce qua. L'avevo detto diverse volte che Hanukkah, tutte le halachot per accendere le candele, Bichlal, tutti i giorni dell'anno, abbiamo detto che nel Shulchan Aruch c'è scritto che le candele le accendi da 10 tfachim in su. Cosa vuol dire? Che conti 10 pugni, 10 palmi, meno male un metro, da un tavolo fino a sopra accendi le candele, nakon? Non puoi accendere le candele di Shabbat qua, non vuoi. Non puoi accendere le candele di Yom Tov qua, no. Perché? Perché tutte le feste, cosa succede? Con ogni festa, ogni Shabbat, cosa fa? Ti innalzi. Cosa vuol dire che ti innalzi? Blocchi, ti stacchi dal lavoro e tutto, e ti innalzi verso Kadosh Baruch Hu. Invece c'è scritto che a Hanukkah Kadosh Baruch Hu scende fino a te. Cosa ti dico? Continua a lavorare, continua a fare tutto. Sai cosa? Le candele, c'è scritto che puoi accenderle dai tre tfachim. Tre tfachim vuol dire sono tre pugni a terra. Tre pugni a terra si chiama din lavud. Lavud vuol dire come un proseguimento immaginario del pavimento. Dove noi impariamo una persona che va a Chas v'Shalom be Shiva o noi be Tisha B'Av, c'è scritto che ti devi sedere per terra, allora cosa dicono la halakha? Che puoi sederti fino a tre pugni da terra, perché tre pugni da terra è considerato din lavud, è come il proseguimento del terreno. Adesso noi studiamo la mattina Baruch Hashem, Maseret Shabbat, è tutto con 3 centimetri, è un casino su la rimarco, ma Hashem mi avrò che riusciamo a superare questo capitolo, aval Baruch Hashem, ammetti? Ammesso. As con la Nyan di Hanukkah, che addirittura c'è scritto che la Hanukkah, i cabalisti, ci sono dei cabalisti che l'accendono apposta giù. Perché? Perché vogliono insegnare che la luce, queste 36 candele, arriva fino a giù. Arrivano fino a giù, mamma ci arriva fino a giù, puoi continuare a lavorare, puoi fare qualsiasi cosa durante i giorni di Hanukkah, perché la luce arriva fino a là. Non hai più un lavoro di mollare tutto e innalzarti.
per tutto l'inyan che noi ci innalziamo, e ti devi staccare da questo mondo. A Kadosh Baruch Hu, a Hanukkah dice: no, io arrivo fino a dove sei tu. Infatti a Hanukkah c'è una forza enorme per rivelare queste 36 luci che ci sono dentro ognuno di noi. Mamash, è un periodo che ogni persona può tornare Betshuva, mamash. Può tornare Betshuva, avvicinarti a Kadosh Baruch Hu, che abbiamo detto diverse volte che sei Amakor HaSimcha. La cosa più felice che una persona può avere non è come dai nostri cugini o dai nostri fratellastri, loro possono avere una bella villa, una bella piscina e avere nacha, sono contenti. Yehudi, un Yehudi, fin quando non è vicino ad Akadosh Baruch Hu, non è felice. Endava a casa, ti posso raccontare quello che vuoi, può avere la villa più grande del mondo, può avere la piscina col trampolino, può essere miliardario, non so che altre robe, avere le torte alla panna, le schnitzel, pizza, l'ordea. Ognuno può avere quello che vuole, se ti dici che ha tutto questo, Yehudi non sta fermo. Può star fermo uno, due, tre giorni, dopo tre giorni inizia già. Ma la serenità, ma... E fin quando non hai connessione con Akadosh Baruch Hu non hai felicità. È tutta una ricerca di continuo, ci sbattiamo a destra, a sinistra. A volte lo Yetzirah, come dice Rabbi Nachman, dice che lo Yetzirah cosa fa? È come assomiglia a una persona. C'è una storia che Rabbi Nachman dice così. Lo Yetzirah è come un uomo che tutto il giorno corre con la mano più chiusa e ti dice: ah, qua ho la roba che vuoi tu. E corre da una parte. E tu gli vai dietro e ti dice: ah, gli vai dietro, fammi vedere cos'hai, no, e corre da un'altra parte. E in pratica così vai avanti, e Rabbi Nachman dice che corri dietro questa persona anni dopo anni, fin quando ti apre a 120 anni ti apre la mano e non ha niente dentro, e tu gli sei corso dietro. Facciamo sempre l'esempio con i ragazzi che sono un po' più giovani, però almeno nei miei tempi, adesso non c'è più, però ti dice lo Yetzirah, ti dice: guarda, vuoi divertirti? Hai preso lo stipendio, eh? Cosa fai? Vai al come si chiama? In discoteca, no? Al Clara, non c'è più, mi hanno detto, no? Vabbè, tu non lo sai anche tu. Vabbè, comunque c'è una discoteca, te la dì, vai in discoteca. Arshav è come l'uomo che dice: vieni, ti vuoi divertire, devi venire in discoteca. Arrivi in discoteca e ti dicono: devi entrare, no? Devi vestire bene, vedi? Viene qua, io faccio ammetti intanto. Arrivi in discoteca e lo Yetzirah poi ti dice: sì, ma se arrivi qua non ti puoi divertire se almeno non prendi il tavolo. Non è divertente. Cioè, star qua a prendere un drink al bancone non è bello, non è la vera Simcha. Allora ti dice: no, devi prendere il tavolo. Ora prendi il tavolo. Poi ti dice: no, non basta il tavolo, devi prendere anche più vodka. E via, 350 cente la bottiglia, porti le bottiglie, poi ti dice: ah, ma se non hai almeno due donne al tavolo, tre donne, non va bene, tiri dentro questa cosa, ti ritrovi il giorno dopo 5.000 cente, sei finito a casa con una che non ti ricordi neanche come ti chiami, ti svegli alla mattina, la felicità e te siete in due posti totalmente diversi. Ma la Lo Yetzirah cosa ti ha detto? Ti ha detto di continuo? Ammetto, scusatemi. Lo Yetzirah cosa fa? Di continuo ti dice: ah, corrimi dietro perché io ho qualcosa che ti fa star bene. Ci sono persone che tutta la vita corrono dietro: ah, fin quando non ho una casa non sto bene, fin quando non ho una casa non sono felice. Alla fine arrivi ad avere la casa e dopo 3-4 giorni, un mese, può durare, non è la felicità. Ma torniamo a dire che con la Inyan che dice Rabbi Nachman, che una persona deve essere vicina a Kadosh Baruch Hu, e grazie a quello può sentire veramente la vita. La felicità. Ciao, abbiamo diverse Torah, parla che con le mie è la felicità. E molti, chi ha studiato, ha toccato una minima libri di Rabbi Nachman, vede che proprio lo scrive esplicito. Mamash, come si chiama? In evidenza, che è il concetto della felicità. Perché? Facciamo la felicità, adesso vai in giro strada, balli. Che faccia l'audienza, perché non diceva le fermate. Con la cavolta lo fa e si sente bene, va bene. Non ho capito. Arriva una persona, dai consigli di Rabbi Nachman, io devo dare i consigli di Rabbi Nachman, una persona che è mamma, che è la macca della nostra generazione, tutta la depressione. No, Rabbi Nachman ha detto che devi essere felice. Rabbi Nachman non vuole che siamo scemi. Per una persona del genere, se dici che devi essere felice, cosa ti dice in automatico? Sai cosa? Prendi i miei panni, entra tu nei miei panni. Entri tu nei miei casini e voglio vedere se tu sei felice. Chi ti dice così, che dice: ah, devi, l'importante è essere felice. Ma dai, l'importante è essere felice. Ma noi dobbiamo cercare sempre la fonte della felicità. Dobbiamo sempre cercare lo tzaddik, il consiglio. Così scriverà bene nella Torah numero 7. Dobbiamo sempre cercare lo tzaddik che ci dà il consiglio come arrivare a avvicinarci a Dio e di conseguenza avvicinarci alla felicità.
נכון? אז עכשיו, לנבור כדובי המפר, סמפר ריבר על הפליציטה, והפליציטה בעתו כסולטנטו, סרו שמה בשילן של הקדוש ברוך הוא, הרסו מולטי דיקורם, מהיו כמפת של בשילן של הקדוש ברוך הוא, אין פוסיבילה, טרופו דיפית של הדלתו, סיימן רנקל הסנטיטו כדלתו לרב בידרמן, רב בידרמן הבני ברק, הדלתו כמולטי דיקורם, אני ניצה אפר למצוות, come si faccio una mitzvah sola, poi si inizio a farla, non riesco a farla sempre. Allora Biderman ha detto, come mai è salito il prezzo del Hatpani, l'usa e getta? Ha detto, perché, che vuol dire una volta, perché il Fuhu vuole farci sapere che è molto yakar, vuol dire che vale molto una mitzvah anche per farla, fai anche solo una volta. Fai una mitzvah solo una volta è una roba enorme. La nostra generazione, ogni volta che fai anche una cosa piccola, è enorme, enorme. Non lo studiavamo l'altro giorno, anche ogni volta dobbiamo capire che ci sono anche una persona che torna a Beciuvà, noi Baruch Hashem, tanti anni, oltre che noi siamo nella strada, però vediamo anche tanti ragazzi che si avvicinano alla Torah, e anche nella vicinanza alla Torah ci sono una marea di consigli che possono essere mega negativi. Puoi andare da persone che ti dicono, sai, la cosa più importante è digiunare, o essere tristi per quello che hai fatto. Ma dai, uno ha fatto i peccati, come dice Rabbi Nachman, se hanno fatto i peccati, ma adesso incomincio dall'inizio, nachon? Come cantano per Brescia, ma se quello che è stato, l'importante è incominciare dall'inizio, non posso continuare a portarmi la palla dietro. Il Rabbi Nachman dice che lo Yetzer Hara ti può acchiappare solo in due posti, sul passato e sul futuro. Cosa vuol dire? Sul passato ti viene a dire, ah, cosa hai fatto? Oh, vuoi essere santo? Ma non vedi che schifezza hai fatto nel passato? Vede? Oppure sul futuro, cosa ti dice? Ah, cosa sarà? Se adesso diventi religioso, ma non lavorerai mai più, come farai a mantenere i figli? Ma adesso ti sposi, fai 10 figli, come fai a mantenerli? Così ti dice, oh, sarà. Però sul presente non ti può toccare. Allora cosa fa? Ti viene in dimionot, vuol dire immaginazione del passato e immaginazione sul futuro. Però la cosa che dobbiamo fare come prima cosa, dobbiamo dire quello che è stato, io adesso incomincio dall'inizio, a me non me ne frega cosa ho fatto fino ad oggi, non me ne frega se fino ad oggi ho peccato, non è niente. Nel Shulchan Aruch diciamo sempre, è il libro delle halachot, non è Chassid Bresse, il Shulchan Aruch. Shulchan Aruch cosa dice? Se una persona ha ucciso, nachon? Ha ucciso. עכשיו, מה קרה? arriva il tempo di mincha, cosa dice il Shulchan Aruch? Cosa deve fare una persona? Pregare mincha. Non ti dice, ah, io ucciso, adesso non pregare più. No? Una persona ha fatto il peccato peggiore che c'è, arriva a Erev Shabbat, deve andare al tempio, deve iniziare a preparare il cibo e mangiare, fare il kiddush di Shabbat. Shulchan Aruch cosa dice? Deve fare il kiddush. Non c'è scritto che non lo deve fare più. Con la inyan della Torah, incominciare dall'inizio. Dobbiamo sapere che HaKadosh Baruch Hu è lui che fa tutto. Noi siamo come in un filmino, ogni volta parliamo, diciamo che la vera prira, la vera scelta di una persona non è quello che gli succede, non è con chi si sposa o che amici ha intorno a sé, la vera scelta di una persona sono le sue volontà. Può essere che HaKadosh Baruch Hu ti butta nei peccati peggiori, a Valdalà dice Hashem io voglio te, ti voglio, vi conosco l'Olam, ti voglio, nachon? Una persona che dice così è ancora più in alto di uno che non è nel peccato. Una persona che è in discoteca e dice vi conosco l'Olam, ma voglio di trovare qua mia moglie che si azzua, tzadika, se uno dice, ma che pensieri hai? Non so se avete visto, abbiamo messo nel gruppo questo qui che c'era sta festa, musica trance, tutti che ballavano, c'era questo qua con la kippa e il teilim, un po' le peon, che mentre leggeva i teilim faceva così con la mano, sono in Israele. Questo è nel mezzo di una festa trance e sta leggendo i teilim. Ma cosa vuol dire? Vuole accadere fuoco in mezzo a una festa trance. E qua ha girato tutto Israele questo video di sto qui che balla, perché Zei Karza Razzon, HaKadosh Baruch Hu vuole vedere cosa vuoi, non gli interessa niente se hai le calze fino a qua, se beh, ma dai, bisogna andare secondo le halachot, ma le halachot devono svegliare dentro di te un qualcosa, non è che fai tutta la tzua e poi tradisci tuo marito, no? Ci sono anche storie così. Dello Zia, HaKadosh Baruch Hu vuole la volontà di una persona, e quello lo può sapere solo una persona. Come una volta ha chiesto a Chazonish, gli ha chiesto, abbiamo un brit là da fare, abbiamo due Moel, non sappiamo chi scegliere. E quello Moel è quello che fa il brit, Moel. Non c'è un nome in italiano. Gli hanno detto, ma qual è il vostro dubbio? Fanno, guarda, uno è riconosciuto come un buon dottore, non è così. Tzaddik. E l'altro invece è uno, i reshamai, vuol dire che è timorato di Dio,
bravo, ma timorato di Dio, quindi cosa prendiamo di più? Ha detto, prendete il buon dottore. Brava, ma quello di timorato di Dio. Abbiamo detto che quello è un bravo dottore, lo vedono tutti. Che è timorato di Dio, quello non lo sa nessuno, capito? Può sembrare di casa, campi, oh, vedi? Io dico, ma cosa, che ne sai cosa fa a casa? Cosa sai? Non hai idea. Mamma, parlavo l'altro giorno con un mio amico, noi vivevamo a Tel Aviv per anni, Tom arrivi a Bnei Brak, inizia a alzare la testa, sai, finché sei a Tel Aviv, esci di casa, tiri giù la testa, vai al tempio, vedi, non vedi niente. Ti è Baruch, cos'è bene, ti è chiaro, cos'è bene, cos'è male. È più chiaro. Tom arrivi a Bnei Brak, inizia a alzare la testa, inizia a guardare, vedi, e tu ti rendi conto che c'è gente che pensavi che i Haridim sono tutti Rabbanim e vedi che non è sempre così. Baruch Hashem, ci sono una marea di tzadikim, ma non è sempre così. Bisogna parlare bene. Abbiamo visto l'altra settimana, c'è scritto di Lea, c'è scritto che era Snua, d'accordo? Lea era odiata. Avevo visto con mia moglie, aveva letto questo Alon, che diceva cosa vuol dire odiata, ma era odiata, poi c'è scritto che Jacob ha amato anche Rachel. Se Jacob ha amato anche Rachel, può essere che odiava Lea, uno dei nostri padri, ma odiava, può essere che odiava sua moglie, una delle madri. Ci sono diverse spiegazioni, una delle quali dicono talmente amava Rachel che lei si sentiva odiata. Questa è una delle spiegazioni. La spiegazione che riportano anche è che tutti, il Midrash dice che tutti parlavano male di Lea. Dalla mattina alla sera dicevano, ah, guarda questa, ha rubato il marito della sorella, gli ha dato i segni, quella gli ha dato i segni, lei si è sposata con lui, ma non si vergogna. 7 anni ha lavorato sto poveretto per lei, lei l'ha preso subito. Tutti, da chi vendeva il pesce, chi vendeva il pane, parlava male di Lea. E lei si sentiva snua, che la odiavano, d'accord? C'è scritto nel Midrash che kol amon che kol shaddai, cosa vuol dire? Che la voce di tanti è come la voce di Dio. Una persona che dice, ah, ci sono tanti nella nostra generazione, tutti che parlano su Facebook o TikTok o Instagram, dicono tutti che una cosa è bella e la gente crede, ah, è Dio che ha detto che è bella. Che vuol dire che è come la voce di Shaddai. Lea si sentiva odiata, ma non era vero, ma può essere che Jacob non l'amava. Tutto il motivo è perché le persone parlano male di qualcosa, allora quel qualcosa si sente odiato. E quindi il lavoro che dobbiamo fare è parlare invece bene delle cose importanti. Perché nella nostra generazione riportava questa Londra, Rav, quello di Londra che è mancato. Lui diceva che ci sono delle parole che sono ormai mezzalzelimbaen, vuol dire che vengono che è dispregiate, che non viene parlato in modo positivo, e queste parole sono appunto la religione, i religiosi, ormai qui anche loro parli con i religiosi, si sentono tutti odiati. Ma dai, perché di continuo parla male? E anche una delle parole che è mega odiato è famiglia, che non è considerata come una roba buona. Zugiut, che vuol dire coppia, tutti senti storie da Hashem Yazor, di persone che sono sposati e vanno a destra e a sinistra. Ma carà, non c'è nessuna parte che è scritto che si può fare una roba del genere. Il matrimonio nella vita ebraica non vuol dire che se trovi qualcosa che ti fa star meglio, allora vai da un'altra parte. Il matrimonio è un lavoro. Ogni volta bisogna abbassare la testa. Kolainian. Tutto quello che studiamo qua è teoria, in la pratica. Abbassare un pochino per fare un senso. Studiare, faccio lo statico, tutto fa casa tua moglie e mi alzo. Ma cara, se lo torna, perché qualcuno non vuole la Torah così. Perché qualcuno vuole che arrivi a casa. Batella Isha è Aspina. Vuoi sapere se Dio ti vuole bene o no? Guarda come si comporta tua moglie con te. Guarda cosa ti manda a fare tua moglie. Tua moglie ti è contenta di quello che fai? Quello che vuoi. Tua moglie è insoddisfatta, vuol dire che devi lavorare. Zekolainian, Ashkina, Kolasman vuol stare con te. C'è scritto che la Isha, la Simcha della Isha è che suo marito è con lei. Non mi scende, gli compri la macchina, gli orologi. No, lei vuole stare con te. Perché ogni volta noi diciamo al colle che arrivi 5 minuti in ritardo, cosa vuol dire che lei si arrabbia? Come mai la donna si arrabbia quando arrivi 5 minuti in ritardo? Beh, nella sua testa la Isha è Vina, è costruttività. Anche noi ce l'abbiamo dentro, anche molti. Molti ragazzi hanno la parte femminile molto accesa. E cosa vuol dire? La parte femminile dice, marcia, ma cara, ma 5 minuti, vuol dire che 5 minuti hai trovato qualcosa meglio di me, 5 minuti in più. Mamma, parlavo l'altro giorno con un ragazzo, dice, ma mia moglie è gelosa anche di mia madre. C'è scritto che è gelosa della madre, è gelosa dello tzaddik, ma di ogni roba che toglie l'attenzione da lei. Quindi bisogna sempre sapere
come giocare in due robe, però dobbiamo sapere che Kol Ha'Inyan è Ashkenah. Ashkenah cosa vuol dire? È il governo di HaKadosh Baruch Hu. La donna rappresenta il godimento, la donna che abbiamo dentro di noi. Anche dentro di noi Kol Ha'Inyan della parte femminile è il godimento. Quindi la parte maschile è il combattere con qualcosa e la parte femminile è il godimento. Lo diciamo sempre, lo ripetiamo alla fine, Ze Kol Ha'Inyan di le tachene in questo mondo e riuscire a prendere le cose che sono più basse di Hashem, voglio godere in te, no? Quindi le anime che sono più attaccate ai piaceri di questo mondo, abbiamo detto l'altra settimana che più una persona è attaccata ai piaceri di questo mondo, più gli è difficile avere avanti Israele. È più difficile. Quindi, uno ti chiede un prestito e dice, ah, ma vai a lavorare, ma non lavori? No? Perché? Dobbiamo sapere che ogni volta che ci succede una cosa del genere è perché siamo attaccati a questo mondo. Una persona meno attaccata a questo mondo, gli tzaddikim sono pronti a dare tutto per Am Israele. Come fai a sapere uno tzaddik se tzaddik o no? Se è pronto a dar tutto per Am Israele, è pronto a prendere i malori. Uno tzaddik, noi abbiamo questa parola qua, ze tzaddik, alla ze tzaddik. Ma oggi, Hashem Yazor, io ho la sorella di mia mamma, che poverina è malata, da 14 anni non muove le gambe, c'è una specie di Parkinson, è caduta a 60 anni, giovane, 65, no? È caduta nel posto dove la tengono. E gli hanno detto, ieri gli hanno detto, guarda, per fargli l'operazione al femore, visto che non muove la gamba, comunque, abbiamo paura che non sia giusta, gliela tagliamo direttamente. Una mazzata, cioè, come ti tagli la gamba? Uno va in ospedale per, sembra una barzelletta. Ma tutto da ieri, filò, mi sono messa a piangere, ho iniziato a pensare alla storia di Rav Dovele, una volta l'abbia raccontata, forse, che l'ha raccontata una volta Rav Ferrere, che l'ha sentita dal Rebbe Premishlan, di uno tzaddik che viveva a Yerushalayim, Rav Dovele, non mi ricordo il cognome, una volta era in ospedale, e per il zucchero o cose del genere, e nel letto a fianco a lui, a Yerushalayim, c'era questo ragazzino di 18 anni che gli hanno trovato un bidul, una cosa che gli è cresciuta nella gamba, gli dovevano amputare la gamba. Lasciava Rav Dovele, era in ospedale, i suoi chassidim venivano a trovarlo, i suoi talmidim venivano a trovarlo. Dopo 2 o 3 giorni hanno visto questo ragazzo qui che piangeva, tutta la famiglia piangeva, ma a 18 anni, poverino, togliergli la gamba. Passano 2 o 3 giorni, i chassidim tornano a trovarlo e vedono che Rav Dovele, lo zucchero gli è sceso e il ragazzo, è successo un miracolo, non deve più amputare la gamba. Ma cosa è successo? Che a Rav Dovele gli hanno trovato una cosa che gli è cresciuta nella gamba e gli dovevano amputare a lui la gamba. Diciamo, i chassidim lo conoscevano, sapevano che era uno tzaddik. Ha detto, Rav, no, ma cosa è successo? Cioè, un gidul, vuol dire una crescita in una gamba, non salta da un letto all'altro. Allora lui gli ha detto, beh, siat minut, vuol dire con semplicità più... gli ho chiesto, riconoscerlo anche, lo dia a me, tanto io ho 75 anni, quante robe devo ancora fare con la gamba? E lui invece ha 18 anni. Che prendano la mia di gamba e non la sua. Lo tzaddik non è chi studia, chi studia Torah tutto il giorno può essere Talmid Chacham, chi fa tanti chassadim, fa tanto bene Bal Chassadim. Chi è tzaddik è pronto a prendere gli surim su di te, su di sé. Gli surim vuol dire i dolori, è pronto a prendere i dolori su di sé per Am Yisrael. Ze Kol Ha'Inyan shel tzaddik, Moshe Rabbeinu ha passato di tutto. A Jacob Avino. Jacob Avino, quando l'ha visto Paro, che l'ha visto, ha detto quanti anni ha? 130, tutti amari gli anni della mia vita. Jacob Avino, ha detto tutti amari. Non è che lo tzaddik fa una vita che arriva, no, tutto amaro. Nell'amaro trova Kadosh Boku. Ze tzaddik. La tzaddik non è uno che gli va tutto bene. Baruch Hashem, col tov. No, lo tzaddik non gli va bene. E lo collega con HaKadosh Baruch Hu. Rabbi Akiva, zezzati. La Rizal dice che i dolori che ha passato Rabbi Akiva, che l'hanno aperto con Masrekot Barzel, i pettini di ferro, quello che ha passato Rabbi Akiva ancora oggi, Mashpia Aleno, vuol dire ancora influenza noi. Quello che ha passato Rabbi Akiva, i dolori. E nei dolori cosa ha detto? Dio è uno. Cosa vuol dire? Non esiste il dolore. È il dolore. Colto. A col Zashem. Zeko la Vodà, ognuno di noi finisce nei casini. Enda Varkazè che una persona viene in sto mondo senza passare dai casini. Enda Varkazè. Ce lo possiamo scordare. Nessuno scende in sto mondo che tutto gli va bene. Se tutto gli va bene vuol dire che è venuto qua a prendersi il merito e quando arriverà su lo metteranno arrosto. Enda Varkazè. Ognuno di noi viene qua
e a Casini, adesso la domanda è come prendi Casini. Baruch Hashem, quando hanno detto sta roba, mata se preghi, ma dottore, mandi uno in ospedale. Baruch Hashem, oggi gli hanno fatto un intervento, ha detto no, per ora facciamo l'intervento, non tagliare la gamba. Baruch Hashem, allora, mia mamma mi ha detto, vedi che vedi, hai ragione, hai visto, se accola Kadosh Baruch, accola Hashem, Kadosh Baruch ci vuole vedere nei momenti difficili cosa fai. Allora perché pensavo a quella storia? Perché ho iniziato a pensare, ma io avrei dato la mia gamba, tanto per lei, che lei non la muove già da 14 anni. Per un'altra persona avrei dato una gamba, non lo so. Forse per 10 persone salvare 10 gambe l'avrei data? Lordia, Hashem, ti prego, non mi mettere davanti a queste prove qua. Così oggi dicevo, mamma, va bene, per noi è quando è un tuo amico? Chi è un tuo amico? Uno che dice, è con me nel bene e nel male. Com'è che fai a misurare chi è tuo amico? Quando sei nei casini, quando è nei casini è con te. Nei casini sta con me? Chaver vuol dire unione. Noi vogliamo stare con Am Israel. A noi ci interessa stare col popolo ebraico, non a una persona viene qua, viene a vivere a Ranana, appena sente le sirene torna a Roma. Ma chi lo fa? No? Dice, ma io vengo in Israele, a parte te che tu eri a Roma, no? Quando c'erano le sirene. Secondo me, Baruch Hashem. Sei tornata a posto. Tornata a posto. Baruch Hashem, no, sono stata a casa. Noi eravamo a Tel Aviv, mi ricordo, c'era sirene, boom, invece si muovevano i vetri. Ero scioccato io, i ragazzi della nostra comunità, non che dici di Bnei Barak, studiamo a Gmarà, la studiamo, a Tel Aviv, uno dice a Tel Aviv, cos'è Tel Aviv? No, a Tel Aviv studiamo Torah sotto le bombe. Ma Kadosh Baruch Hu perché ha messo le bombe? Adesso arriverà, l'altro giorno eravamo al college con un po' di ragazzi, dicevo, Rakeze, soltanto sta roba qua, arriveremo su a 120 anni, ci diranno, c'era le bombe, tremavano, c'era la paura, pensando, tremavano i vetri e non ci siamo rimasti a studiare, con questo biglietto qua vogliamo arrivare in cielo a 120 anni, non mesciare quello, perché? Perché quando sei nei casini e comunque rimani attaccato a lui, zezzati, c'è scritto, Beamecha Kulan Tzadikim, tutti sono tzadikim. Quindi cosa vuol dire che tutti sono tzadikim? Che tutti hanno sto potere dentro di loro. Sono le 36 ore, le 36 luci di Hanukkah che sono dentro ognuno di noi. Il lavoro cos'è? Togliere la kif, togliere la tasca che lo nasconde. Di continuo cercare. Come la tolgo? Ogni volta staccarci un po' di più dai piaceri, le robe. Sai che io quando arrivo in Italia c'è scritto che l'aria anche ti aiuta. L'aria, Rabbi Nachman dice, quando vai a parlare con Akadosh Baruch Hu, cerca di andare in un posto dove non passano le persone che tutto il giorno parlano di sesso, di soldi o di perché l'aria anche prende l'energia. Io racconto sempre, quando arrivi a Milano, Piton, se quando sei in Israele vedi che ho le scarpe sporche, neanche ci penso. Invece appena arrivi a Milano pensi come sono vestito, robe del genere, no, perché... Ma nell'aria ci sono queste cavolate nell'aria. Il lavoro più importante è che dobbiamo letare l'aria anche noi. Torna a noi, di continuo. Dobbiamo ogni volta parlare di ritmo, grazie. Hai dei momenti addirittura anche, immaginate anche se hai il computer, non hai il computer di come si dice, dell'ultima generazione come da FXORO, per chi vuole andare a lavorare, ragazzi. Non hai il computer di ultima generazione, ma da sé. A passi da un sito all'altro, tutti i siti sharing, ovviamente, hai l'attesa di 30 secondi, puoi dire, ascento, da Rabani, ti voglio bene. Ti voglio bene, adesso guardo le notizie, vedo un po' come stai gestendo il mondo, ma ti voglio bene. Ma ogni secondo puoi connetterti con Akadosh Baruch Hu. E ogni secondo che ti stacchi dai piaceri di questo mondo, non hai idea di che roba fai tu. Come ho detto prima, ogni cosa piccola è enorme. Ogni cosa piccola è enorme. E ogni tfilà ha un peso che non abbiamo idea. Tutto nasce dalle tfilot. Sentivo Rav Biderman l'altro giorno che diceva, c'è scritto che nella Parashat Shavuah c'è scritto tutti i figli che sono nati a Haran. D'accordo? Questi sono i figli di Lea e questi sono i figli di Rachel che sono nati a Pedeh Haran. Pedeh Haran non è in Israele. Binyamin non è nato a Pedeh Haran. Binyamin è nato in Israele. As lui porta nome di come si chiama Tikuni, dice il nome di qualcuno, un Hasid, che chiede com'è possibile che la Torah dice dei figli che sono nati a Pedeh Haran, mentre Yosef non è nato a Pedeh Haran. Allora dice, sai cosa? Che quando è nato Yosef, Rachel ha partorito Yosef, cosa ha chiesto? L'ha chiamato Yosef perché Yosef vuol dire aggiungi, e ha chiesto
era ancora, viveva ancora fuori da Israele, ha detto: per favore aggiungimi un altro figlio. Nahon? Allora poi è nato Beniamin. Dopo, grazie a questa tfilà di Rachel, poi è nato Beniamin. Allora dice il Rebbe là che grazie a questa tfilà è nato Beniamin, allora è considerato come se è nato anche lui a Pedech Haran. Cosa vuol dire? Che tutto va dietro alla tfilà. La tfilà, la preghiera che ognuno di noi fa, non è una roba che tu preghi e poi succede un miracolo. No, c'è scritto che la tfilà è mamash derech hateva, è la natura. Puoi cambiare la natura con la tfilà. Noi, se sapessimo soltanto il potere che ha ogni nostra tfilà, una persona può arrivare in cielo a 120 anni, in cielo a 120 anni, e gli faranno vedere che poteva far risuscitare i morti con la tfilà. Ma la tfilà di una persona, se una persona crede a quello che chiede col cuore, può mamash cambiare la natura di questo mondo. Ma, è la cosa più importante. C'era un Rebbe, erano due fratelli Rebbe, non mi ricordo, anche qui la mamash chiedo scusa, ma non mi ricordo che Rebbe erano. E uno aveva, erano due fratelli, uno aveva tanti chassidim ricchi e l'altro invece erano tutti poveri. Allora un chassid è andato dal Rebbe e gli ha detto: Rebbe, com'è che da te ci sono tutti i tuoi talmidim, sono tutti ricchi, e invece dall'altro sono poveri? Tu sai, da me io non ho tempo, quindi do un tot di tempo per le persone, chi entra gli faccio una bracha uno dopo l'altro, e invece da mio fratello lui si siede con ognuno, ha un cuore buono, si siede con ognuno mezz'ora, sente i problemi e tutto. Allora chi esce da mio fratello dice: ah, ho parlato con Rebbe mezz'ora, e va via. Invece chi viene da me si sente come va la rampagnesca, dice bua bua, esci, dice: ah, la riconoscerò, la Roma aiuti tu, perché questo tre secondi mi ha sbolognato, nahon? E lui dice: da me vengono tutti, tre secondi e vanno via. Allora dicono: guarda, non ho nessuno su cui appoggiarmi, neanche il Rebbe mi può aiutare, e vanno tutti da Kadosh Baruch Hu. Quando corri da Kadosh Baruch Hu dice: riconosce una, solo tu mi puoi dare la parnassà, ti apre le porte. Per quello io ho i fastidi bricchi e lui no, e lui sta tanto con loro, e loro si sentono così. Ma il cola in è avvicinarci a Kadosh Baruch Hu. Per tornare a quello che abbiamo detto prima, che tutti noi vogliamo cercare lo tzaddik, ogni volta cerchiamo lo tzaddik, chi è lo tzaddik e chi ci avvicina a lui? Chi ci avvicina a lui anche nei momenti bui? Perché quello che ha detto Rabbi Nachman, che è car liot besimcha mitzvah gdola liot besimcha, che è una grande mitzvah essere felice, non vuol dire che succede qualcosa, sei felice, qualsiasi roba. Ma dai, devi essere felice dentro, ma perché? Perché sai che anche in quello che ti succede, a Kadosh Baruch Hu è con te. Se sai che a Kadosh Baruch Hu è con te, anche dopo quello che è successo, i casini che hai passato, quella è la ragione per essere felice. Perché ritorniamo a dire, noi lo diciamo sempre, però lo continueremo a dire al Me'a Vestrim, non c'è felicità più grande che sta con a Kadosh Baruch Hu. Non c'è niente di più bello. Tutto quello che ti dicono, se questo, se accolti il mio note, è tutta fantasia, come abbiamo detto prima, quello che corri con la mano, io, guarda cosa qua dentro, sono tutte fantasie, che a Simcha Chitova, la Simcha più bella è stare con la Kadosh Baruch Hu. La Simcha più bella è vedere i tuoi figli, i tuoi nipoti o i tuoi fratelli che fanno seudà, cantano, ballano per la Kadosh Baruch Hu, che fai le seudò tutti insieme, Shabbatò tutti insieme. È la roba più bella. E come diciamo sempre, come dice Rabbeinu, chi ha emunà è felice. Chi ha emunà è felice. Sono quelli che ti dicono, una volta abbiamo fatto un show con i rabbi. Gagliani, non ti vediamo più. Ah, meglio. Ribuio rotto, ribuio rotto. quello che abbiamo detto una volta, abbiamo detto che, se vi ricordate, abbiamo detto una volta, eravamo una lezione che c'era dei rabbanin. Allora mi hanno chiesto, parla un po' di rabbinacco, ognuno parlava mezz'oretta così. E mi ricordo questo rab italiano. Quando abbiamo finito, lo conosco da anni, gli voglio benissimo, e gli ha chiesto: Nuara, Mata Omer, cosa ci dici? E lui ha detto: oh, che bello vedere ancora gente che ci crede. Ma come? Lo diceva come per dire perché, poi gli ho parlato, intendeva a dire che bello vedere persone che sono felici. Zekolainian, una persona crede, è felice. Io ogni volta mi fermo, motorino, mi fermo dove ci sono le costruzioni, che ci sono i nostri cugini, io gli dico sempre Dohbesh, una roba del genere, Dohbesh, che vuol dire ridi, ogni volta, dici in arabo, io dico, ma cara, dici che ci credi in Allah, allora ridi, no? Invece li vedi sempre arrabbiati, come diceva una volta Rav Kandima, racconta una storia che lui andava in giro
e beccava uno. Una volta beccato questo qua a New York, e gli ha detto, che Hugh c'hai, c'hai un sorriso, raccio gli udì. Raccio gli udì, ma cos'hai che sei così beurone? E lui gli ha detto, oh, Baruch Hashem, domani mi sposo con una ragazza giapponese. Sai, i miei genitori sono usciti dalla Shoah, per me sposarmi adesso è vuol dire proprio mettere fine a tutte queste persecuzioni, essere venuti in America. Lui racconta nella storia, dice, guarda, non potevo dirgli no, non si può, mi avrebbe mandato a quel paese. Allora cosa gli ha detto? Why? Ma tu magari non lo sai, ma con gli Yehudi prima di sposarti va a prendere una brachà dal Rebbe. Andiamo a casa, ma vuoi sposarti e non vai dal Rebbe? Ha detto, voilà, veramente, fa sì, fa bene, ti porto io dal Rebbe. E racconta Rav Kalibach che lui aveva la porta sempre aperta dal Rabbi Milubavitch. Rabbi Milubavitch, cioè Rebbe Milubavitch, perché lui era anche andava a trovare il Rebbe prima, il Rebbe numero 6. Allora ha detto che gli ha bussato alla porta, gli ha detto, in Rebbe questo qua, beccato qua in strada, qua a New York, si sposa domani. E fa, bravo, entra dentro. Ha detto che è entrato dentro alla sera, è uscito alle 7 del mattino sto ragazzo qua con gli occhi così, ha pianto tutta la notte. Ha annullato il matrimonio il giorno dopo. Ma questa è la storia per dire che l'ha visto dagli occhi. Ha visto dagli occhi. Yehudi come ride un Yehudi, perché? Perché quando un Yehudi è felice nella Simcha della Torah, è uguale, non c'è niente uguale. Non c'è niente di così bello e così sameh. Di star con Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, anche il Kolemian, Bezrat Hashem, Cenistie, che anche a noi ci ricorderanno in questo modo così Kadosh, Bezrat Hashem, con Divrei Torah e Brachot. Una volta raccontava uno, a me piaceva vedere sempre i film anni fa, quando ho imparato l'ebraico, i film di questi qua che erano in mavettini, come si chiama, in coma, che sono andati e tornati. Allora raccontava una persona che quando è arrivato in cielo sono arrivati una marea di persone e dire grazie, 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 tutti venivano, davano la mano, dicevano, gente che non conoscevo. E quando alla fine di sta fila di tutte queste persone che non conoscevo, è arrivato c'era un suo parente e gli ha chiesto, chi sono questi? Chi sono queste persone? E ha detto, questi qui sono tutte persone che sei andata alla loro ascara, che hai letto dei teilim per loro, Hai fatto una brachà per loro, hai risposto a me, hanno detto il kaddish e tu hai detto a me. Tutte queste persone nel mondo della verità, e marzikot lecha tova, ti devono dire grazie, perché comunque gli hai portato nachat, gli hai portato un piacere. As Baruch Hashem, che oggi siamo qua, ogni brachà che facciamo, che sia Leilui Nishmat, Fabio Shlomo, Ben Miriam, Bezrat Hashem, Sherabenu ikach oto lemala lemala vegan Eden Elyon, Bezrat Hashem, yamlitz tov alenu, tutta la nostra keilah di italiani, romani, tripolini e milanesi. I milanesi sono più misti, anche non di Milano e altri paesi. Aval gam sheyeh ishlach bracha, Kadosh Baruch Hu arbe bebet Knesset hazeh, be'emet, che so che hanno fatto grandi sforzi per farlo. ובעזרת השם שמפה יצאו גם הרבה צדיקים ותנת התורה, בעזרת השם, אמן. בעזרת השם, אני אמנתי לפרוסיה סטימנה. כן, non sono ravio, sono raviolo più che altro. Incomincio qua. Bloccalo subito. Raviolo buono, raviolo buono. Bloccalo, Lorella. Un raviolo buono. No, raviolo. No, poi c'erano due ragazzi che sono sposati, allora hanno comprato gli anelli da Simon, allora ho detto adesso posso essere Ravanello. Quindi ho mandato a prendere gli anelli. Cos'è Ravanello? Esatto, c'è Viala. Qua spengo. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, ciao Edo, ciao.